oggi voglio proprio parlarvi di una cosa che è stata screditata negli ultimi anni a livello cosmetico e si tratta degli scrub viso come esfolianti meccanici. Io sono Benedetta, ho un'azienda skincare e se vuoi qualche consiglio sulla tua pelle ti aspetto sul mio profilo TikTok. Una delle propagande degli ultimi anni è stata sicuramente quella di demonizzare gli scrub meccanici a favore di un'esfoliazione chimica. Io odio tutte le propagande cosmetiche perché, come sapete, per me non c'è assolutamente alcuna verità assoluta sulla skincare. Anzi, ogni tipo di pelle ha la sua reazione. È stato detto infatti che per le pelli più sensibili o che si arrossano più facilmente, gli scrub meccanici sono più dannosi di quella che è un'esfoliazione chimica, che non è per forza vero. Infatti, è stato dimostrato che gli scrub meccanici molto spesso provocano meno allergie statisticamente rispetto a quelli che sono gli esfolianti chimici. Con questo non sto in alcun modo screditando gli esfolianti chimici, io stessa vendo sieri con esfolianti chimici e non esfolianti meccanici, ma non ho assolutamente nulla contro lo scrub viso, anzi lo utilizzo un paio di volte al mese e vi devo dire che sulla mia pelle mista va benissimo. Detto sinceramente, ho anche in piano di svilupparne uno solido, sicuramente non quest'anno, ma in futuro. La verità è che quando parliamo di esfoliazione, sia che parliamo di esfoliazione meccanica, sia che parliamo di esfoliazione chimica, bisogna seguire le regole basilari dell'esfoliazione. Sono tre: non esfoliare in linea generale più di una volta a settimana, non mischiare insieme esfolianti chimici e meccanici, e le prime volte che si prova un nuovo esfoliante, applicare poco prodotto per vedere come reagisce la propria pelle. Al di là di questo, siete voi che dovete trovare qual è l'esfoliante migliore per la vostra pelle. Non fidarvi delle propagande che vi dicono: ah sì, questo non va assolutamente bene o questo va bene. La skincare è fatta di test, ragazzi. Testiamo, testiamo e capiamo cosa va bene e cosa non va bene.